io non ho bisogno di parlare, faccio più di me. Scusatemi, però parlo di Mediterraneo è una rete stagionale che si è formata nel 90, nel 2012, 2013, in occasione del 30 anniversario dell'inizio della guerra, e che comprende oltre che la città della pace, le donne in meno, la società della cooperazione e solidarietà, come di sostenere le forti di Basilicata e altre persone. Ecco, io vorrei tentare di rispondere, però per quanto possibile, rispondere alla domanda che sta nel titolo dello scopo di questo convegno. E naturalmente parlo anche dalle esperienze, che abbiamo fatto. Io credo che sia molto complicato questa fase rispondere a questa domanda. Cosa possiamo fare da qui a domani? Perché i problemi di guerra nel mondo si stanno moltiplicando. Le istituzioni sorte con lo scopo di prevenire i conflitti, per eliminare il ricorso alla forza, per prevenire le questioni internazionali, sono in piena crisi. Mi riferisco all'ONU e alle altre istituzioni aggregate. Le spese degli armamenti sono enormi e creano risorse che potrebbero essere utilizzate per affrontare i grandi problemi dell'umanità. E che dire delle difficoltà, abbiamo parlato di questa prima discussione, di un mondo globalizzato di eliminare quello che è stato uno dei principi fondamentali dei movimenti di solidarietà degli anni 70 e 80, l'autodeterminazione dei popoli, che diventa spesso una razza di vita. E ancora, per completare questa panoramica, molto schematica, la crisi della stessa idea in Europa, che si estensica nella crisi dell'Unione Europea, che non è diventata quella che noi speravamo e che tante speranze hanno suscitato di sovrascire. Ora è un'unità senza anima, totalmente subordinata alla finanza, sempre più fortezza chiusa in questi cammini di se stessa, totalmente sbilanciata verso l'Atlantico e chiusa, quando doveva essere aperta verso est, verso l'Asia e a sud verso l'Africa e il Medio Oriente. Il suo baricentro dell'Unione Europea dovrebbe spostarsi, e non con un atteggiamento di grande potenza, verso il sud della sua Mediterraneo, se vuole succedere un ruolo attivo di sviluppo e di pace. E poi c'è anche la crisi economica, che non è un dato secondario, che sta modificando nel profondo l'atteggiamento della nostra gente verso il mondo e i suoi problemi, e che produce una chiusura non realistica e nelle piccole comunità identitarie. In questo quadro, e ritorno alla domanda iniziale, è possibile per la società civile organizzata avere un ruolo con qualche peso nella politica internazionale? Dico di qualche peso perché in questi ultimi 20-25 anni siamo sempre intervenuti nelle grandi aree di crisi del mondo, ma non siamo mai riusciti a fermare la guerra. Penso che oltre ai Balcani, anche al Mediterraneo, all'Iraq, alla Palestina in particolare, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza come associazione per la pace. Noi abbiamo continuato negli anni 90, dopo gli anni 90, i nostri impegni balcani, progetti di cooperazione, piccoli, grandi, semplicemente mantenendo rapporti di interscambio con le comunità balcaniche, soprattutto nel settore giovanile e delle organizzazioni femminili. Abbiamo tentato anche di rendere più organica la nostra presenza in realtà difficili, mi riferisco sempre alla nostra esperienza, a Mitrovica, per esempio, per alcuni anni attraverso il progetto Dialoghi di Pace, che sono Mitrovica e Kosovo, e si è cercato di operare per la riconciliazione tra le due comunità della città. Però lo scoppio di violenza del 2004 ha vanificato tutto questo lavoro, così abbiamo verificato sul campo che questo tipo di interventi non può essere modulato solo sui nostri buoni sentimenti. Sono le comunità interessate, con i loro tempi, con le loro capacità di realizzare il conflitto, che devono determinare la modalità con cui arrivare alla riconciliazione e alla convivenza. E poi c'è stata ECHA, l'esperienza della cooperativa insieme, quella dei lavori di pace. Esperienza molto importante sia per il suo impatto economico reale, sia, direi soprattutto, per il suo insediamento sociale in un'area fortemente conflittuale come quella di cui la stessa esperienza. Stiamo vivendo un progetto che si misura nel concreto con la sfida di creare i presupposti per un ritorno vero e non artificiale alla convivenza e alla solidarietà. Ci sono difficoltà, ma che derivano dalle carenze normative dello Stato come quello bosniaco che di fatto non esiste, dalle difficoltà economiche di mercato. E allora cerchiamo di tornare a che fare. La sfida è quella di operare non solo durante o nel post conflitto, ma di intervenire nel periodo. Ed è proprio qui che manca l'interlocutore principe, che dovrebbe essere l'Unione Europea.
Le carenze dell'Europa e del modo in cui si è configurata l'Unione Europea diventano chiarissime proprio in questo campo. L'Unione Europea sembra diventare anch'essa fomento di conflitti. Delle cose di intervento per prevenire i conflitti mancando il referente istituzionale non sono stati fatti molti progressi. Certo, c'è quel grande progetto portato avanti da Lange al Parlamento Europeo per i corpi civili di pace. In Italia si è presa la decisione servizi o interventi di pace. Lange era convinto di questo. Però, dopo questa sua elaborazione, mi sembra che tutto sia ancora fermo sul piano dell'elaborazione teorica e su qualche esperienza portata avanti da singole società. In Italia, con vari ordini del giorno presentati a parte degli anni scorsi della legge di stabilità, nel periodo 2014-2016 è stato approvato uno stanziamento triennale di 9 milioni di euro per giovani volontari in servizio civile all'estero per missioni in zone di crisi di conflitto. Questo è il primo passo. Certo che queste buone intenzioni vengono negate dagli stanziamenti della difesa che prevede la protezione dei sistemi d'arma, di F-35, di missioni militari all'estero, e questa idea che l'Italia, che per giocare un ruolo significativo a livello internazionale deve rafforzare la sua presenza militare nei vari punti di crisi mondiale. L'altro settore di impegno civile nei prossimi anni non potrà che essere quello della cooperazione internazionale. Cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, così inizia l'articolo 1 della legge 125 approvata recentemente e sostituisce la vecchia legge 49 del 1987. In questo caso bisognerebbe aprire un ragionamento, non possiamo fare qui, sulla dignità della nazione di sviluppo. Però si può dire che la cooperazione internazionale, soprattutto quella che prevede il scambio vero fra entità istituzionali e di società civile, da comunità a comunità, su un piano di qualità, può essere senz'altro uno strumento che aiuti i processi di pace e di pacificazione. Ed è quello che abbiamo tentato di fare negli anni, in questi anni, se non andiamo avanti un po'. Nella nuova legge c'è un dato che preoccupa e si è quindi presente di un quadro normativo che ha accolto alcune istanze del mondo della cooperazione e delle organizzazioni non governative. Mi riferisco all'ingresso a pieno titolo anche del non profit, cui vengono richiesti il rispetto dei diritti di alcuni standard sulla responsabilità sociale, sul diritto all'ambiente, sul rispetto dell'ambiente, sul rispetto dei diritti umani. Però queste, diciamo così, richieste non fugano del tutto il sorpetto che poi, tra l'altro, in presenza di pochissimi stanziamenti pubblici, questo, come è stato per esempio in Italia, la presenza di imprese che possono offrire i propri fondi possa diventare l'aspetto prioritario della cooperazione italiana. Inoltre, il privato profit potrebbe essere interessato solo a progetti che abbiano una ricaduta economica e questa anche a scapito delle ricadute sociali e umane, che sono quelle che a me interessano. C'è insomma il pericolo di una privatizzazione per il mondo di uomo in questi tempi, anche della cooperazione internazionale. E poi rimane una questione sul tappeto assolutamente risolta del contenuto fra il terreno civile e il terreno militare. L'Afghanistan è un solo insieme. Soprattutto laddove però ancora per la protezione dell'articolo 11 della Costituzione del terreno militare è chiamato missione di pace. È chiaro però che sia pur con tutti i dubbi del caso che i terreni civili di pace e la cooperazione di sviluppo sono due campi dove si può esprimere un'attività civica del basso. Però, ritorno con una chiusura ancora pessimistica. Per fare un esempio, noi dici, dopo la crisi ucraina, non siamo stati in grado di produrre nulla di paragonabile a ciò che c'è stato negli anni 90. Eppure l'Ucraina non è molto lontana dalla crisi ucraina e tendenzialmente potrebbe anche diventare più pericolosa, configurando intorno a quella guerra fredda e non solo fredda, che è sembrata finire proprio 20 anni fa con la caduta del mondo di Berlino. E la crisi ucraina, come diceva appunto Luisa, entra anche nella nostra casa, perché sono migliaia di immigrati e immigrate ucraini passati nel nostro territorio. Quindi, voglio concludere, interventi civili di pace e cooperazione allo sviluppo devono rimanere i due ambiti principali di un intervento attivo della politica internazionale che vuole costruire la pace. Ma per fare questo, e per uscire dalle strettoie in cui sembriamo chiusi, è necessario mettere in campo tutte le nostre capacità creative, le nostre esperienze, le nostre identità, idealità, per modificare sia il quadro politico, sia il sentire della nostra società.